Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questo dibattito, a questa videoconferenza che rappresenta uno dei momenti della settimana della legalità della Bassa Valle, in particolare quest'oggi parliamo di corresponsabilità educativa. E eh, saluto anche tutti gli studenti dell'istituzione scolastica dell'istruzione liceale, tecnica e professionale di Verres che, eh, in questo momento pandemico non semplice, sono eh, videocollegati con eh, noi. E saluto ovviamente tutti coloro che, attraverso i canali social della Cittadella dei Giovani, che è il luogo da cui stiamo andando in diretta, seguono l'appuntamento. Il, pro il programma proposto dalla settimana della legalità, che si protrarrà fino a mercoledì prossimo 10 marzo, eh, rappresenta il consolidamento di un'azione sinergica tra i firmatari del protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare, che è promosso e curato dalla Procura della Repubblica di Aosta e dalla Questura, e i referenti del tavolo tecnico permanente della corresponsabilità educativa e sulla legalità, coordinato dall'assessorato dell'istruzione, dell'Università delle politiche giovanili, degli affari europei e delle partecipate, che sono i due mondi coinvolti soprattutto nel dibattito di oggi pomeriggio. Uh, le azioni che fanno parte della settimana, che include laboratori e altri webinar e altre conferenze che coinvolgeranno circa 900 studenti, oltre alle rispettive famiglie, ai docenti, al personale educativo che nel quotidiano partecipano al percorso formativo dei ragazzi, uh, sono mirate a sostenere l'impegno dei docenti, a sensibilizzare gli studenti creando momenti di dialogo e di riflessione. Enti, istituzioni ed associazioni sono in quantità in questa settimana e intendono trovare strategie e mezzi condivisi per supportare i giovani nella quotidianità a partire dal valore centrale di questa settimana che è appunto la legalità. Per un indirizzo di saluto sul dibattito di oggi passo la parola all'assessore all'educazione all eh, Luciano Emilio Caveri. Grazie anche per Emilio, che normalmente viene abbandonato, invece è giusto rievocarlo. Ma io l'altra mattina, in occasione dell'apertura, ho ricordato quanto sia importante la legalità, partendo da, dalla triade dell'epoca della rivoluzione francese, che è ancora una triade a fondamento del costituzionalismo contemporaneo. Liberté, égalité, fraternité. Sono tre espressioni molto belle, molto significative, eh, però devo dire che almeno nel periodo del terrore, cioè quando la rivoluzione francese ha cominciato a declinare ed è diventata una dittatura, eh, è sorta anche quest'altra parola che è legalité. Eh, questo avveniva proprio per criticare chi come Robespierre usò eh, la ghigliottina come un elemento politico. E quindi, in quel caso, la legalità è un aspetto negativo da parte dello Stato ne abbiamo discusso anche in epoca di pandemia, quando al posto di usare come da dettato costituzionale i decreti legge, si sono usati i DPCM che sono uno strumento, come dire, improprio rispetto ad un regime parlamentare come il nostro. E ero molto indeciso se dire, vabbè, adesso finisco e dico buongiorno a tutti e tanti saluti e buon lavoro. Vorrei aggiungere però un'annotazione perché è una delle poche volte in cui ho l'occasione di affrontare questo tema della legalità e lo affronto volentieri anche rispetto alla cronaca, molto spesso eh, alla cronaca giudiziaria che Christian Diemo segue però stasera con grande attenzione e con grande acume. E, e lo faccio anche sulla base della, della mia esperienza lunga come, come politico. Ho cominciato nel 1987. Ma già all'inizio degli anni Ottanta avevo avuto l'opportunità eh, di seguire i consigli regionali, quindi alcune vicende degli anni Ottanta mi sono impresse nella memoria. E allora ogni tanto mi viene da dire: ma se c'ero, c'ero, c'ero o dormivo eh, rispetto alla situazione attuale eh, in cui la Valle d'Aosta viene presentata dai media nazionali eh, con una rappresentazione che è esattamente conseguente. Alle vicende giudiziarie e alle inchieste, alcune delle quali importanti ancora in corso. Quindi eh, dormivo? Eh, la politica valdostana è sempre stata inquinata in qualche maniera da infiltrazioni mafiose? Allora io vorrei ritornare indietro per un attimo nel tempo. Siamo alla fine degli anni Sessanta, un dibattito politico per molti versi simile a quello di oggi, cioè con una grossissima confl conflittualità nel nostro Consiglio Valle. E a quell'epoca in particolare inizia una fortissima emigrazione calabrese in Valle d'Aosta, che non è solo dovuta a ragioni economiche e sociali, ma è dovuta anche, come dire, alla scelta di alcuni personaggi dell'epoca di rafforzare una presenza elettorale qui in Valle d'Aosta. C'è chi, mio zio Severino Caveri, scrisse, forse con un tono eh, molto polemico, dei rischi che si correvano con un certo tipo di di immigrazione eh, e cioè il rischio che assieme alla larghissima maggioranza di persone oneste, la comunità calabrese è una comunità importantissima, 35.000 persone di questa origine che hanno reso la Valle d'Aosta ricca con il loro lavoro, pensiamo al settore dell'edilizia, al settore della ristorazione, eh, la grandissima maggioranza è fatta da persone oneste e corrette. Ma mio zio Severino Caveri allora, eh, come se fosse una sorta di profezia, disse attenzione, attenzione al fatto che assieme alle persone oneste possa risalire lo stivale anche una minoranza di persone non corrette. Ebbene, io sono stato deputato per quattro legislature, sono stato presidente della regione e in quegli anni ero preoccupato dal rischio che ci fossero queste infiltrazioni mafiose. Ebbene, per non dare l'impressione che io e altri dormissimo, che sia chiaro che all'epoca le risultanze che noi avevamo da parte delle forze dell'ordine e da parte della magistratura ostana erano di un'assoluta tranquillità. Esistevano alcune schegge della Stidda calabrese, che è un'emanazione dell'andrangheta, ma sembrava essere un fenomeno assolutamente marginale e assolutamente sotto controllo. I fatti successivi... Ci hanno descritto uno scenario diverso. Che cosa è successo? In fondo, in realtà, alcuni germi già presenti alla fine degli anni Sessanta sono emersi in tutta la loro gravità. E che cosa ha innescato, eh, come dire, una sorta di degrado morale rispetto al quale noi oggi eh, dobbiamo su questo esprimere delle riflessioni? Quando è nata l'autonomia? I leader politici non erano preoccupati dei successi elettorali. Il loro carisma, la loro capacità, la loro forza di trascinare il mondo autonomista derivava dalla loro autorevolezza e non dal peso dei voti. Andiamo a vedere i voti di preferenza che venivano espressi nel secondo dopoguerra e fino agli anni Sessanta, e forse anche oltre, capiamo di che cosa si tratta. Questa è stata la chiave di lettura. In patois piacere si dice plégis, il piacere. E questo è insito in ogni sistema politico. Le persone vanno dall'assessore, dal presidente a chiedere qualche cosa. Ma fino a un certo punto non era un do-des, era un rivolgersi alla politica nella sua funzione di servizio, se vittime di un'ingiustizia, se non erano in grado di capire qualche cosa, volevano capire meglio. A un certo punto questo meccanismo si è fracassato perché invece ha cercato il successo elettorale in dismisura, addirittura umiliando gli altri candidati, con cifre elettorali assolutamente straordinarie. E questo è avvenuto, evidentemente, con un patto luciferino, in parte forse disvelato da alcune delle inchieste, per cui non si può negare quanto è avvenuto. Solo uno stolto oggi potrebbe dire che l'infiltrazione della drangheta non c'è stata e non solo per le ragioni processuali che emergeranno da qui alla fine del percorso dei processi, ma anche per un degrado morale di cui tutti siamo stati testimoni. Concludo dunque dicendo che non è accettabile descrivere la valle d'Aosta dalla liberazione 1945 ad oggi, come una terra analoga alle sofferenze dell'Aspromonte, dove l'andrangheta è un fenomeno, eh, come dire, esistente, mio nonno Renato Caveri fu sottoprefetto di Palmi, in Calabria, all'inizio del Novecento e si accorse che nella prefettura c'era qualcosa che non funzionava. Spedì al Viminale, questo è nei ricordi di famiglia, un telegramma in cui diceva: Attenzione perché qui ci sono infiltrazioni mafiose. La risposta, almeno secondo l'aneddotica di famiglia, fu: Si prega a pazientare. Ora va detto dunque che la Valle d'Aosta nel dopoguerra e ancora oggi ha nella popolazione un senso del dovere e un senso della legalità che certo bisogna trasmettere, siamo qui per questo, alle nuove generazioni, ma non bisogna neanche mai fare di ogni erba un fascio. Non c'è niente di peggio oggi in una sorta di vulgata di un'autonomia speciale che potremmo buttare via. Si butta via l'acqua sporca, ma non il bambino. È con questo auspicio che auguro a tutti i partecipanti di quest'oggi il miglior successo. Bene, io ringrazio l'assessore regionale all'istruzione Luciano Caveri per il suo messaggio. L'assessore non lo ha ricordato, lo faccio io prima che un amministratore regionale e un collega giornalista e quindi questo sicuramente ha aiutato a, a completare questo... Questo indirizzo di saluto, che è diventato una testimonianza. Um, L'attore fondamentale di questa settimana è la scuola, come ho ricordato in precedenza, e ciò fa sì che il primo uh, relatore che affronterà più nel merito il tema del dibattito di oggi sia la sovrintendente agli studi, Marina Fei, alla quale do il benvenuto. Eccola che arriva accanto a noi, prego. Abbiamo delle procedure. educare alla legalità alleanze scuola-territorio. Cedo quindi la parola e la ringrazio per la presenza. Grazie a voi. Allora, mh, riporterò brevemente alcune mie riflessioni, alcuni spunti che sicuramente saranno approfonditi successivamente dai, dai relatori, eh, quindi dai rappresentanti delle associazioni, delle famiglie, degli studenti, eh, dal mondo eh, quindi anche degli enti, degli enti locali. Eh, avremo anche eh, il procuratore. Abbiamo anche un taglio legato all'aspetto eh, didattico-pedagogico. Eh, quindi, credo che. Eh, queste mie mh, brevi eh, proposte possano poi essere utili per approfondire questi contenuti. Innanzitutto, eh, bisognerebbe partire dal discorso della legge 92, quindi quella del 20 agosto 19, che ha portato in effetti all'insegnamento eh, dell'educazione civica a scuola, non che non ci fosse prima eh, l'educazione civica e questo, questa attenzione. Ma è diventata una vera disciplina. No? Quindi da quest'anno gli studenti lo sanno, in tutti quindi, gli ordini e gradi eh, di scuola si sta affrontando eh, questa nuova disciplina. Qual è la finalità? Se leggiamo, ci dice contribuire a formare cittadini responsabili e attivi. Eh, promuovere si ribadisce la partecipazione anche piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità allora non si tratta diciamo soltanto di un'ulteriore disciplina cioè un qualcosa in più che andiamo ad inserire all'interno del curricolo scolastico si tratta veramente di promuovere quella coscienza civica come dimensione formativa e eh, citerei a sottolineare trasversale quindi ai diversi saperi no? dobbiamo valorizzare quindi quell'apprendimento da un lato sicuramente formale ma dobbiamo essere in grado di poterlo integrare con l'esperienza che l'alunno riesce a vivere in altri ambienti e contesti formativi. No? Questa è l'importanza, il titolo: no? Educare alla legalità le alleanze scuola-territorio. Quindi la scuola non è da sola, eh? dopo lo vedremo in alcuni punti che sottolineerò. Quindi non è ehm, sufficiente eh, studiare le varie discipline, no? dobbiamo motivare anche eh, gli studenti, voi che siete comunque adesso qui ad ascoltarci, ma ci stanno ascoltando anche gli insegnanti, gli educatori eh, dell'istituzione scolastica dell'ISILTELP, quindi occorre che tutti, voi siete studenti delle scuole superiori, ma anche i più piccoli, quindi i vostri compagni eh, della scuola secondaria di primo grado, primaria e già anche ancora i più piccolini alla scuola dell'infanzia, Infanzia. Quindi tutti devono avere la possibilità di maturare delle esperienze che siano delle esperienze significative, di partecipazione responsabile alla vita della comunità, perché quello che bisogna costruire è un costruire un bene che sia un bene comune di tutti. Quindi venire in contatto anche con delle realtà che siano delle realtà vive, capaci queste realtà di trasmettere anche una forza di valori, di ideali che eh, possono essere testimoniati da chi ha scelto, ad esempio, di aiutare anche i più deboli, le persone più fragili, per poter migliorare quindi eh, il mondo e la società nella quale viviamo, riconoscendo i diritti di tutti. È a questo punto che eh, si ritrova il concetto del, dell'uscire dall'autoreferenzialità, no? questo termine, cioè la scuola che non è solo scuola, ma... La scuola deve impegnarsi ad elaborare dei percorsi che siano inseriti in un ampio contesto pedagogico e culturale e quindi, come ha un po' accennato anche eh, l'assessore prima, promuovere quel dialogo interculturale. Probabilmente lo sottolineerà anche il sindaco successivamente a Verres, dove siete proprio voi studenti, dove abbiamo tante culture comunque eh, diverse. Quindi una diversità che deve essere... Una occasione preziosa di arricchimento, di interiorizzazione di quei valori che sono i valori di libertà, di giustizia, di solidarietà, di rispetto dei diritti umani. Una cultura capace quindi di sconfiggere quelle paure, delle paure che in realtà. Eh, forse le vogliamo nascondere, ma ci sono, sono delle paure sempre latenti e dobbiamo cercare di far maturare invece una nuova coscienza civile che abiliti quindi ad un impegno contro ogni forma, ne abbiamo sentito parlare prima, di mafia, di xenofobia, di razzismo, di esclusione dell'altro che potrebbe essere considerato come una minaccia. Ogni istituzione scolastica nell'ambito dell'autonomia organizzativa, progettuale, deve creare delle condizioni per dar spazio ad una formazione che renda consapevoli di questa complessità sociale. Deve fornire degli strumenti per una lettura, qua sono due parole eh, che sottolineerei anche più volte, quindi una lettura di tipo autonoma e critica della realtà essere in grado di affrontare in modo critico quello che ci viene proposto, per vivere quindi una cittadinanza che sia una cittadinanza piena. Mi rivolgo in particolare agli insegnanti che ci stanno ascoltando, che in primis in qualità di educatori devono farsi carico di quello che purtroppo oggi è anche un diffuso malessere, che troviamo nella scuola, nella società e che purtroppo ha uh, diverse sfaccettature, da quello che può essere l'abbandono precoce, lo scarso rendimento scolastico, la difficoltà a interiorizzare, per alcuni di voi, le regole anche del vivere civile e sociale e purtroppo a sfociare, come purtroppo sappiamo, anche in atti di, di bullismo, di microdelinquenza o di conflittualità. Quindi è soprattutto, uh, lo ribadisco, con i ragazzi più fragili che di solito uh, presentano magari un atteggiamento anche di, di sfiducia, di diffidenza uh, nei confronti delle istituzioni, che bisogna cercare di far vivere delle esperienze in cui invece una sana socialità e anche attraverso dei percorsi personalizzati, individualizzati, possano acquisire quegli strumenti culturali di base per vivere da persone responsabili, consapevoli dei diritti ma anche dei doveri e quindi di quello che è il senso delle istituzioni, del rispetto di sé e degli altri. Concludo con eh, ancora due osservazioni eh, sul ruolo proprio che eh, verrà eh, ripreso anche, credo, dagli interventi eh, dei successivi relatori, su come la scuola come comunità educante deve essere garante della legalità, della collegialità, della condivisione di scelte e quindi deve costruire quei legami positivi, quelle relazioni dimostrando capacità di apertura e di dialogo all'interno in primis ma anche all'esterno con le istituzioni, con gli altri enti, con il territorio. Quindi educazione alla cittadinanza, alla legalità che si inserisce però in una quotidianità, nella vita ordinaria della scuola, non soltanto in determinati momenti, quando ci sono particolari eventi o attraverso quindi degli spot, ma un'esperienza formativa che permetta a ciascun alunno, quindi dalla scuola, come dicevo prima, dell'infanzia, sino alla scuola secondaria, dove ci sia veramente un senso di appartenenza alla comunità. Che va che parte dal proprio contesto familiare e ambientale fino ad un'apertura verso l'Europa e verso il mondo. Quindi questo è il mio auspicio che gli interventi di oggi possano aiutarvi a riflettere e a crescere e eh, direi a diventare gli adulti di domani perché come diceva qualcuno i cittadini di oggi lo siete già. Grazie e buona continuazione. Grazie alla sovrintendente agli studi della Valle d'Aosta Marina Fei per aver costellato il suo intervento di suggestioni per il sistema scolastico e anche per avere in qualche modo mappato alcuni dei rischi che corrono i nostri ragazzi. Abbiamo parlato eh, di eh, amministrazione regionale, abbiamo pagato, parlato di scuola e adesso un altro dei pianeti che intervengono sulle tematiche di questa settimana, quello delle famiglie, dei ragazzi. Quindi accanto a me c'è. Già la presidente del forum delle associazioni familiari della Valle d'Aosta, Silvia Ambrogio, alla quale do il benvenuto Buonasera. per il suo contributo che riguarderà la corresponsabilità educativa, il ruolo dell'associazionismo familiare. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti quanti e a tutti i ragazzi che sono collegati, gli insegnanti. E che cosa dirvi? Dirvi che intanto il forum è una, una realtà poliedrica, una realtà che qui in Valle corrisponde a 24 associazioni, quindi raccontiamo la famiglia attraverso 24 facce diverse. E sono, sono facce che vogliono far sì che la famiglia sia presente, attiva, partecipe nella società, che sia in relazione con le istituzioni, che sia in relazione proprio con quel mondo che state vivendo voi in questo momento momento, ma che non riguarda soltanto voi, ma riguarda i vostri genitori. Ecco che quindi eh, la legalità raccontata dal nostro osservatorio è fatta quindi di gesti concreti, a sostegno di famiglie che educano, secondo dei valori fondanti, e formano i cittadini di oggi, che siete voi, ma anche i cittadini di domani, che lo diventerete piano piano. E tutto questo attraverso che cosa? Rendendo le persone che sono all'interno della famiglia consapevoli e responsabili del loro ruolo. Avremo, noi abbiamo e voi domani avrete una responsabilità grande, la responsabilità genitoriale. Eh, che da noi si esprime attraverso tante associazioni, ma sicuramente l'associazione la, Famiglie per l'accoglienza che accoglie tutti i bambini in situazioni magari difficili, fragili, direi che esprime in modo molto lampante questa, questa, eh, questa genitorialità. Ma abbiamo al nostro interno anche i lavoratori, i lavoratori hanno famiglia, abbiamo l'associazione delle ACLI, abbiamo del, dei, delle persone che sono imprenditori familiari sul territorio. La Coldiretti, anche la Coldiretti, con tutte le sue famiglie, fa parte di questo, eh, di questo forum. Ma mh, abbiamo anche un'associazione che direi è un ecologista integrale perché non si preoccupa soltanto dell'ambiente. L'albero di Zaccheo, che in questo momento sta ristrutturando un, un immobile della regione, ha bonificato una zona che era abbandonata, sta anche bonificando le persone che lavorano con lei e propone periodicamente dei progetti che hanno veramente il sapore della legalità. Pensiamo a quando sono nati, che eh, hanno invitato qui in Valle d'Aosta proprio Salvatore Borsellino e hanno ricordato la storia di un giudice che ha combattuto contro la mafia, ma proprio per festeggiare i loro dieci anni ci hanno proposto una riflessione sulla giustizia riparativa. Magari approfondirete questo termine che sembra un po' difficile, ma è un modo di dire che quando si sbaglia non basta pagare con il, eh, con il carcere, ma c'è bisogno poi di creare una pace sociale tra chi è stato ferito e chi ha ferito. In quell'occasione noi abbiamo capitato Agnese Moro e insieme a lei Franco Bonisoli che in effetti hanno raccontato a noi proprio che cosa ha voluto dire per loro perdonare e farsi perdonare. Ecco, questo è quello che la famiglia piano piano cerca di fare e il forum cerca di creare delle reti, cerca di creare reti un po' con, l'abbiamo detto, con le istituzioni, eh, sempre attraverso le nostre associazioni, ma proprio anche attraverso i ragazzi come voi. Eh, sempre un gruppettino di Albero di Zaccheo, si è, ehm, ha organizzato un grande e bel progetto che si chiama Insieme per Crescere. E i genitori, sempre con loro, hanno lavorato a un altro progetto che si chiamava Progetto Accogli. Entrambi si sono preoccupati, si sono chiesti che cos'è la dispersione scolastica, che cos'è l'abbandono. In un caso i genitori hanno subito eh, cercato una relazione con la scuola, hanno fatto un questionario agli insegnanti. Poi hanno realizzato una tavola rotonda con tutte le parti sociali, dall'altra parte invece i ragazzi giovani come voi hanno pensato di fare un questionario e di proporlo attraverso Whatsapp a tutti i giovani della valle. Magari qualcuno di voi lo ha anche compilato. Ecco, vorrei però sottolinearvi come eh, effettivamente anche associazioni che non, non sembrerebbero così legate al vostro mondo. Parliamo di col diretti, ci propongono invece una cosa bellissima, che quello è quello tutto il lavoro del formativo che fa Campagna Amica. Campagna Amica dal 2008 eh, chiede al, ai suoi imprenditori, ai giovani, ma anche a coloro che hanno un'azienda di riconvertirsi e diventare ecologici, di diventare biologici, di proporre all'interno delle loro aziende un'attenzione sempre più al sociale. E quindi abbiamo le fattorie sociali, abbiamo gli aggressili nido, le fattorie didattiche, c'è tutto un mondo che si sta muovendo per diventare responsabile e ancora eh, il grande progetto del forum che probabilmente avrete visto anche perché le scuole ormai almeno ad Aosta eh, magari per voi in Bassa Valle è più difficile ne avrete sentito parlare però è il centro delle famiglie. Il centro delle famiglie è un luogo intergenerazionale. All'interno di questo centro non si offrono soltanto attività per i bambini o per famiglie con bambini piccoli, si offre l'opportunità a ragazzi di 15 di 16 18 anni anche di realizzare i due mesi in positivo, si offre poss la possibilità a chi è anziano di, di frequentare una palestra della memoria. Quindi questo per dirvi che l'associazionismo vi aiuta, ci aiuta a diventare responsabili gli uni degli altri, a non lasciare nessuno indietro, un po' come succede a scuola, dove nessuno è lasciato da parte. Quando c'è un problema e il problema viene raccontato, condiviso, lo si può affrontare e si può quindi diventare tutti capaci di vivere nella legalità. Io ringrazio Silvia Ambrogio per aver aperto questa finestra sul mondo dell'associazionismo familiare, Grazie per tanto. il suo contributo e, e quindi finora abbiamo incontrato mondi che eh, sembrano apparentemente molto, molto compartimentati tra loro, eh, l'amministrazione, la scuola e le famiglie, ma nel tema che oggi ci richiama la corresponsabilità c'è una logica di sintesi e la sintesi è la vocazione del posto in cui eh, ci troviamo. Quindi il prossimo contributo sarà quello del direttore della cittadella dei giovani Gianfrassi eh, e eh, eccolo che appunto ci sta raggiungendo. Buongiorno e il Buongiorno. tema è appunto corresponsabilità e territorio il ruolo dell'extrascuola. Sì, eh, dunque noi siamo qua all'interno di uno spazio che in qualche modo esprime una delle presenze mh, territoriali, una delle risorse eh, che eh, possono essere attivate in una logica appunto di, di corresponsabilità. Eh, quando si parla ovviamente di corresponsabilità, facciamo riferimento eh, a logiche di lavoro comune ad assunzioni di scelte eh, rispetto a dei comportamenti che sono sia individuali che, che collettivi. Eh, normalmente quando si parla di corresponsabilità educativa si fa, eh, con riferimento alla scuola, eh, si fa riferimento a delle norme che tendono a sottolineare come eh, la scuola ah, possa aprirsi alla collaborazione di una serie di realtà che eh, in primo luogo coinvolgono la, la famiglia. Eh, quindi l'aspetto genitoriale che è stato in qualche maniera evidenziato da chi mi ha preceduto poco fa, eh, evidenzia proprio eh, una delle dimensioni di coinvolgimento eh, in, questa, in questa logica di corresponsabilità. Eh, qui stiamo però oggi eh, ragionando su un'ulteriore eh, prospettiva di apertura che coinvolge appunto eh, il territorio nel suo, nel suo complesso. Il richiamo a questo spazio da cui parliamo, che è appunto la, la cittadella dei giovani, fa riferimento a una delle tante risorse presenti appunto a livello territoriale. Che è costituito da questa struttura comunale ma a valenza regionale, ristrutturata anni fa con dei fondi europei e messa a disposizione della popolazione giovanile, per svolgere una serie di attività che sono abbastanza variegate. Vanno da quelle artistico-culturali, sia in termini di fruizione di eventi, festival, concerti che possono essere proposti, ma anche in termini di vera e propria produzione attraverso attività di laboratorio o di apprendimento, attraverso appunto corsi che possono riguardare diverse discipline eh, espressive. Eh, ci sono delle attività di aggregazione, di primo, di primo avvicinamento alla, al lavoro. Uh, spesso mh, eh, cerchiamo di attivare anche esperienze di mobilità giovanile all'estero attraverso gli scambi. Naturalmente in questo periodo questo, eh, come tanti altri aspetti, è un po' compromesso, però eh, in, normalmente questa è una delle prospettive eh, esistenti. E quindi parlare di corresponsabilità. Eh, significa porre al centro eh, la possibilità di una sinergia, di una collaborazione eh, affinché il percorso di apprendimento che tradizionalmente avviene all'interno dei contesti scolastici possa aprirsi a quelle risorse che possono esserci nel nostro territorio regionale al di fuori del contesto scolastico eh, in una logica appunto di eh, collaborazione, di, di lavoro comune. E, eh, qui c'è a mio avviso eh, molto da fare, eh, nel senso che eh, l'esperienza della cittadella di giovani spesso ha eh, attivato relazioni con il, con il mondo scolastico di diverso ordine e eh, questi, questi rapporti eh, sono stati sempre assai proficui. E, e crediamo che possano essere ulteriormente eh, sviluppati. Eh, di recente, proprio prima del, della chiusura, dell'ultima chiusura, dell'ultimo lockdown, chiamiamolo così. Eh, eh, quello che si riferisce eh, alle nuove compromissioni dei nostri movimenti, diciamo così, che sono, si sono avviate dalla metà di ottobre in poi, proprio nella prima metà di ottobre, prima della, di nuova, della, della nuova situazione di chiusura, noi avevamo attivato dei laboratori con um, eh, il liceo artistico in cittadella nell'ambito del festival di dance. E quindi mh, alcune classi del liceo erano state coinvolte nella mattinata nello svolgere una serie di attività che erano appunto collaterali al festival eh, con delle proposte laboratoriali. E ne ricordo una perché mh, è stata particolarmente mh, apprezzata, eh, è piaciuta molto anche a me dal, dall'esterno, per cui mi viene spontaneo fare riferimento a questa eh, mh, esperienza perché credo che sia esemplificativa, per certi aspetti anche emblematica. Il laboratorio si chiamava Ritratti di città e sostanzialmente i ragazzi erano chiamati ad esplorare il contesto cittadino, guidati da una proposta didattica che era stata in qualche maniera elaborata in aula. E quindi, eh, attraverso un itinerario guidato, eh, rilevavano aspetti della nostra, della nostra città. Evidentemente, siamo, siamo ad Aosta, eh, riguardandoli, fotografandoli e quindi fissando uno sguardo altro su dimensioni che erano state messe a fuoco all'interno di un contesto più formale, cioè tradizionalmente eh, in aula riportavano il materiale registrato e riflettevano ancora col docente e con un nostro esperto sull'esperienza fatta. Eh, sguardi sulla città, mm, sguardi di una classe, eh, di più classi, su una, su una città, ritratte su una realtà che era al tempo stesso sociale, eh, urbanistica culturale, per certi aspetti anche etnica, in alcune, in alcune sfumature, oggi possiamo anche rilevare questa, questa, questa dimensione qui. Un'esperienza di esercitazione allo sguardo che naturalmente ciascuno di voi ragazzi fa, ciascuno di noi fa nella quotidianità, ma rivedere eh, sotto un'altra prospettiva è un'esperienza di apprendimento eh, aggiuntiva. Eh, questa esperienza è stata condotta all'interno di un dispositivo istituzionale di particolare interesse che eh, è rappresentato dai percorsi per le competenze trasversali e dell'orientamento e, dell e, e quindi eh, faceva parte eh, dell'itinerario scolastico, eh, del, del programma, diciamo, diciamo così e quindi come ho sottolineato prima era eh, un'esperienza eh, non spontanea ma orientata ad obiettivi, ad obiettivi formativi e mh, credo che, mi eh, sono soffermato su questa esperienza perché appunto ha a mio avviso un, un contenuto emblematico, credo che esperienze di questo tipo, all'utilizzo di risorse in questo modo occorre fare riferimento. Eh, se in un contesto come questo magari si può chiudere con una proposta lanciata così molto, molto ampia, eh, direi che se eh, ci fosse un protocollo che in qualche maniera eh, attraverso l'utilizzo di questi dispositivi il territorio potesse essere coinvolto nel contribuire ai percorsi didattici dei, dei ragazzi utilizzando eh, le risorse della cosiddetta estrascuola, penso che potremmo fare un buon, un buon lavoro tutti, tutti insieme arricchendo, arricchendo le esperienze dei ragazzi in contesti strutturati eh, attraverso stimoli che vengono da punti di vista, prospettive, figure e eh, contesti diversi perché corresponsabilità significa anche navigare attraverso situazioni diverse, padroneggiare, selezionare le informazioni e prendere delle decisioni responsabili, appunto. Perfetto, grazie a Gianfrassi per aver ripercorso la mission della Cittadella e per la proposta conclusiva. Eh, il prossimo intervento ha uno sguardo più tecnico, si sta accomodando accanto a noi la presidente dell'Associazione Nazionale Pedagogisti della Valle d'Aosta, Elia Conto, eh, alla quale auguro un buon pomeriggio e do il benvenuto. Eh, il tema è Alleanze educative, un tassello vincente in ambito educativo. Grazie per questa opportunità e vorrei cominciare eh, così questo momento di riflessione con voi eh, ringraziando il comitato organizzatore per questa opportunità. Diciamo che il tema della corresponsabilità eh, educativa cioè l'essere insieme responsabili del processo educativo delle nuove generazioni è un tema che eh, ci coinvolge moltissimo. E la prima immagine che in qualche modo eh, così ci è venuta in mente e eh, ci ha indotto questo argomento è stato quello dei ponti tibetani. Ponti che permettono a chi li sa usare di attraversare anche luoghi impervi, ma che richiedono... Capacità per essere utilizzati. La domanda è questa: nella nostra realtà, nelle nostre comunità, possiamo costruire e poi utilizzare ponti tibetani? Cioè, sarebbe vantaggioso assumere, o quali vantaggi potrebbe darci assumere, atteggiamenti mentali, approcci pedagogici, conoscenze e competenze? Che facilitino in qualche modo questa capacità di costruire ponti e poi di lanciare, e lanciarsi a percorrerli. Le condizioni attuali e le prospettive future, credo, ci, credo che ci chiedano di diventare davvero capaci. E una riflessione che vorrei fare con voi, vorrei condividere alcuni episodi. Parto dall'autunno del 2000, l'alluvione. In quell'occasione in quei mesi, in quei giorni, in quelle settimane, in quelle situazioni la corresponsabilità è stata davvero vissuta da tutte le generazioni e i risultati sono stati evidenti a tutti. Pensiamo alle gioiose feste di vita comunitaria, alle feste di paese, tra quelle mi viene in mente, cito, la festa dell'Ardo di Arnà, piuttosto che i vari eventi organizzati dalle Proloquo, dove la corresponsabilità ha portato non solo allegria, ma anche business, perché opportunità e occasione di vendita dei nostri prodotti locali e conoscenza della nostra storia. Tutte le volte che le istituzioni scolastiche, con il dirigente, i docenti, le famiglie e gli alunni, hanno lanciato dei ponti tibetani per allenare i minori ad essere protagonisti sul territorio, inserendosi nelle feste e negli avvenimenti della comunità ma anche quando in famiglia si vive la corresponsabilità nella gestione delle attività quotidiane, che sono in qualche modo equamente distribuisce, e si riesce a percepire, a vivere quello che è la forza dell'alleanza, la forza del protagonismo e avanza del tempo per la riflessione, per il confronto, per il dialogo. L'alleanza educativa, come già i precedenti relatori hanno citato e voglio rinforzare, e vissuta anche tra pari, ogni qualvolta gli adulti riescono a educare i minori all'aiuto, all'ascolto, alla disponibilità nei confronti di chi è più fragile, di chi ha difficoltà, e al piacere che ne deriva da questo atteggiamento mentale e comportamento. E ora voglio utilizzare una metafora per condividere le mie riflessioni pedagogiche, chiedendo aiuto alla chimica. Per poter realizzare prodotti chimici sono necessari due elementi, dei reagenti adeguati e ben preparati e un catalizzatore che in qualche modo favorisca l'interazione tra questi reagenti. E allora chiediamoci quali potrebbero essere i reagenti efficaci in un processo educativo in cui gli attori sono certamente minori? ma anche le loro famiglie, l'istituzione scuola, la comunità, cioè il contesto. Chiediamoci quali potrebbero essere le condizioni, le caratteristiche, le peculiarità di un'istituzione scolastica perché diventi e sia davvero reagente. Mi, eh, propongo e metto al primo posto una forte identità, un'identità che sia individuabile, riconoscibile e sostenuta da valori, come già precedentemente sottolineato. Espressione cioè di un team coeso di docenti operativi, i quali gu sono guidati da una leadership che si assuma le responsabilità e sappia promuovere quella che è la responsabilità diffusa, che sia capace di motivare e coinvolgere tutto il team nella costruzione di questa identità, che è il punto di partenza per un'interazione proficua tra minori, con le famiglie e con il territorio. Ma perché questo diventi realtà, diventa fondamentale che tutti i componenti del team possiedano delle competenze trasversali a supporto delle competenze tecniche, quelle che le neuroscienze chiamano soft skill. Che stanno diventando elementi non solo di conoscenza, ma soprattutto di competenza, sempre più importanti, sempre più fondamentali per coloro che hanno il compito di guidare altre persone, e mi riferisco ai dirigenti scolastici, ai docenti, ai responsabili delle nostre comunità. Le soft skills riguardano l'ambito comunicativo e relazionale la capacità di gestire in modo positivo la dimensione emettiva propria e quella degli altri. Mi sto riferendo quindi a quella che è l'intelligenza emotiva, il cui sviluppo presuppone, come per la eh, comunicazione e la relazione, un percorso formativo che può e deve iniziare dalla scuola dell'infanzia, ovviamente con modalità esperienziali, ludiche per abituare il minore a rielaborare e dare significato alle sue esperienze. Ma voglio anche citare la capacità di negoziazione, la capacità di gestire i conflitti, l'utilizzo della creatività in fase di soluzione dei problemi. Vanno inoltre messi in campo, e questa è attualità, la forza della resilienza, l'applicazione della proattività e dell'assertività. Cioè, di quelle soft skill che stimolano la corresponsabilità, creando un clima di alleanza dove l'altro è vissuto e considerato risorsa, stimolo per una qualità della vita dove ci sia davvero benessere. Queste componenti trasversali o soft skill, sulla quale ho voluto in qualche modo attirare la vostra attenzione, sono quelli che gli studi delle neuroscienze definiscono fondamentali per ogni attività che preveda interazione tra persone. Ma quello che è importante è che non sono da considerare doti naturali, per cui o si hanno o non si hanno, ma al contrario, sono risultati di percorsi di apprendimento che porta a conoscersi, a svilupparle, in termini semplici si possono e si debbono imparare i risultati saranno migliori tanto più si metterà in atto consapevolezza e sviluppo di dialogo interno, riflessioni, analisi prima e riesame poi, progettualità con un approccio proattivo e non solo reattivo, un approccio assertivo in termini di modalità di comunicazione e di stile relazionale. Il mondo degli adulti che interagisce con i minori ha secondo noi pedagogisti un'importante responsabilità, che è quella di creare giorno dopo giorno le condizioni perché tutto questo diventi realtà, in famiglia, nell'istituzione scolastica, nelle attività sportive, nelle attività extrascolastiche, nella comunità. Abbiamo parlato dell'approccio chimico, della metafora chimica, abbiamo parlato di reagenti, ma c'è anche il catalizzatore. Ci sono anche i catalizzatori perché la reazione avvenga. I catalizzatori sono cioè quegli elementi che si utilizzano quando si vuol favorire che qualcosa accada. Quindi, l'istituzione scolastica, quando possiede le competenze di cui abbiamo parlato, è assolutamente in grado di diventare il cataliz catalizzatore della reazione che fa confluire verso il fine educativo tutte le componenti presenti nella comunità, concretizzando quell'alleanza che diventa forza propulsiva. Il contributo della eh, pedagogia, dei pedagogisti, può accelerare questo processo, perché il pedagogista è colui che possiede competenze cognitive ed esperienziali per aiutare a superare le fasi di stallo o gli ostacoli e utilizzando un approccio magnetico che fa emergere il potenziale presente nei minori e negli adulti. E questo è un po' il mio augurio, che questo incontro, questa settimana, questi momenti di confronto stimolino di fatto in ognuno di noi a prendere iniziative concrete per essere davvero capaci di assumersi una responsabilità consapevole e quindi essere agenti di coesione nella propria comunità, nella propria istituzione scolastica, nella propria famiglia, ricordando che, in Valle, che quando in Valle d'Aosta si è operato con questo approccio i risultati ci sono stati, sono stati significativi e sono stati anche esempio per altre regioni e quando questi approcci sono stati strutturati sono diventati modello di riferimento. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon pomeriggio. Ringrazio Elia Conto, presidente dell'Associazione Nazionale Pedagogisti della Valle d'Aosta, anche per l'appello finale alla concretezza e alla consapevolezza. Eh, abbiamo nominato più volte i ragazzi e protagonisti di questa settimana e ora è il loro momento. Sta avvicinandosi il presidente della consulta regionale degli studenti Simone Giantè, benvenuto. Buon pomeriggio. Buon, pomeriggio. buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio ai miei colleghi studenti. E il tema è uh, Savasandir dalla parte degli studenti. Esatto. Allora intanto buon pomeriggio, ringrazio l'organizzazione per averci dato questa possibilità. Dalla parte degli studenti, io sono presidente della consulta regionale degli studenti, per chi non lo sapesse l'unica associazione studentesca eh, ufficiale di rappresentanza delle scuole secondarie di secondo grado in Valle d'Aosta. Eh, noi studenti non dobbiamo mai dimenticare che senza di noi ovviamente la scuola non esisterebbe. Eh, noi insieme ai nostri insegnanti, insieme ai nostri genitori eh, componiamo eh, un tassello fondamentale della nostra società, ovvero la scuola. La scuola deve insegnarci e ci insegna a vivere, ci insegna a vivere nella società. Eh, ci insegna a vivere soprattutto in modo responsabile nella società, certo. Eh, in questo momento parlare di corresponsabilità probabilmente è ancora più complicato. Da un anno a questa parte, tutto è stato stravolto. E la scuola è una delle principali vittime con tutto ciò che adesso è connessa, quindi la vita sociale. Eh, la vita di tutti i giorni, quindi le lezioni, ma comunque anche tutti quei momenti importanti per noi ragazzi, ovvero il ritrovo dopo scuola, ma anche un banale pranzo tra una lezione mattutina e una lezione pomeridiana, dove abbiamo la possibilità di parlare, di scambiare dei pareri, comunque di scherzare, di eh, mollare un po', possiamo dire, quel, quell'ansia che purtroppo, purtroppo no, forse è comunque anche, anche naturale della vita scolastica. La corresponsabilità studentesca e scolastica sicuramente ha un ruolo importante a partire dai primi anni delle superiori, alla fine delle, delle scuole medie. Infatti entriamo tutti in quella parte della nostra vita eh, complicata, quindi l'adolescenza. Mi sento di dire che dobbiamo renderci conto di entrare in una parte difficile della nostra vita. E soprattutto dobbiamo accettare eh, di farci aiutare, farci aiutare da persone, dai nostri professori, dai nostri genitori che hanno già vissuto eh, in passato questa parte della loro vita e che hanno quindi maturato esperienza, un'esperienza tale da poterci, possiamo dire, aiutare. Eh, non dobbiamo rifiutare il loro aiuto. Certo, eh, a volte parlo da studente, parlo da ragazzo, eh, ci sentiamo quasi superiori, ci sentiamo... Eh, onnipotenti, ma soprattutto in questo momento abbiamo visto che non lo siamo affatto. Infatti eh, rischiamo così di, di perderci, rischiamo di perderci un, una parte sì difficile, ma anche eh, davvero molto bella della nostra vita. Eh, dobbiamo farci aiutare per crescere, dobbiamo farci aiutare per maturare e per poter vivere in una società eh, in modo consapevole e attivo. In modo attivo intendo poter collaborare alla crescita della nostra società. Eh, penso al mondo del volontariato che ha un enorme bisogno di noi giovani, eh, perché no, mm, usare il nostro tempo a disposizione per dedicarci appunto agli altri, eh, parlo per esperienza personale, dedicarsi agli altri, fare volontariato lascia, porta con sé una soddisfazione immensa, ci si sente parte di una società, ci si sente, eh, non dico fondamentali, comunque ci si sente... Davvero una parte importante della società, soprattutto in questo momento dove molte persone stanno male e molte persone hanno bisogno di aiuto. Eh, dico questo perché mh, purtroppo eh, chi a volte rifiuta l'aiuto di chi ne sa più di noi, quindi dei professori, dei genitori, rischia di appunto perdersi. Quindi, di mh, Diciamo prendere la strada sbagliata imboccare una strada che in realtà non dovrebbe nemmeno appartenerci. Quindi ehm, frequentare una compagnia possiamo dire brutta eh, ehm, seguire delle mode che stanno uscendo in questi ultimi anni o comunque eh, che fanno parte della quotidianità, purtroppo che sono delle mode a volte pericolose o comunque a volte eh, insane. E quindi faccio un invito alla mia generazione, un invito a evitare queste strade, eh, mi sento di dire inutili, queste strade eh, che purtroppo non portano a nulla di buono e eh, dedicarsi piuttosto alla vita, alla vita sociale, alla vita in comune. Ehm, come ultima cosa, eh, terrei a fare un altro appello. Eh, Corresponsabilità eh, implica anche noi studenti. Noi studenti dobbiamo... Mm, mi riferisco sempre e soprattutto a questo momento: eh, essere responsabili nei nostri confronti, ma nei confronti anche di chi ci segue, di chi eh, tiene al nostro futuro e, al, e alla nostra salute. Um, non basta seguire le regole solo nella scuola, dobbiamo davvero essere. Eh, persone consapevoli. Dobbiamo continuare a vivere, certo, ma mantenendo mh, un rigore, mantenendo eh, tutte quelle che sono eh, le norme previste dalla legge per proteggere noi stessi e gli altri, anche al di fuori della scuola, anche nella vita sociale che dobbiamo lentamente riprendere, ma con tutte le precauzioni possibili. Eh, quindi manteniamo le distanze, mettiamo le mascherine fuori e dentro a scuola, igienizziamoci le mani, eh, facciamoci controllare se ne abbiamo la possibilità. Eh, abbiamo eh, migliaia e possiamo, siamo in migliaia, possiamo dire, quindi il rischio è davvero alto, non vogliamo la presa. Un ultimo appello è sicuramente rivolto anche a me stesso, possiamo dire. Eh, riprendo quello che ho detto all'inizio: è un momento difficile. Eh, per noi giovani soprattutto, non vediamo l'ora di poter riprendere una vita normale, poter riprendere una socialità. Eh, probabilmente in molti di noi la voglia di evadere, la voglia di eh, scappare, tra virgolette, è tanto grande, eh, ma in molti altri, purtroppo, questa voglia si trasforma in, in malinconia, in tristezza, in comunque un sentimento eh, negativo. Quindi, mh, non abbattiamoci, chiediamo aiuto, non siamo dei supereroi. Eh, certo neanche i nostri genitori, neanche i professori, neanche tutti coloro che ci stanno intorno lo sono, ma sicuramente ne sanno più di noi e sono in grado di poterci aiutare. Per quanto riguarda i pro nostri professori, non eh, facciamoci spaventare da un'insufficienza o, un, o da un tono, possiamo dire ehm, che a noi dà fastidio quando ci rimprovano, siamo, siamo schietti. Eh, perché tutto quello che fanno comunque lo fanno per noi, lo fanno per farci crescere e per farci avere un futuro dignitoso di quello che siamo. Eh, penso di dire che spesso eh, i professori ci conoscono forse anche quasi meglio di come ci conosciamo noi in questo periodo così dubbioso e difficoltoso. Grazie a Simone Gianté per la testimonianza, quello che mi sento di dire anche da papà in questo caso è che nemmeno gli adulti sono dei supereroi, ma in ampi tratti di questo difficile periodo nell'entusiasmo dei giovani e dei figli hanno trovato delle energie e delle risorse importanti. Il prossimo attore coinvolto nella videoconferenza è il SERD, il Servizio delle Dipendenze dell'USL della Valle d'Aosta. Con noi c'è l'educatore Sveva Mancini e parliamo di un tema che per educare ci vuole coraggio. Buongiorno e benvenuta. Grazie, grazie mille. Buongiorno a voi tutti. Io chiedo scusa per il trono provocatorio del mio intervento, ma solo la finalità di favorire un dibattito perché alcune cose che sentirete qui sono anche il risultato di alcune riflessioni che i ragazzi che incontriamo eh, al SERD stanno, stanno maturando e quindi ringrazio i, i ragazzi con cui lavoro perché mi hanno proposto di ispirarmi per questo intervento. Le, che per educare ci vuole coraggio a Napoleone. Il coraggio è quello delle tre del mattino. Tutti noi abbiamo fatto l'esperienza di svegliarci alle tre del mattino per le nostre angosce, le nostre paure, per gli amici che non possiamo avere, per il partner che non possiamo avere al nostro fianco. Questo è il destino di tanti di noi di fare le tre del mattino di accettare le nostre angosce, non siamo nati per vincere, siamo nati per essere persone con le nostre debolezze, con le nostre paure, le nostre angosce delle tre del mattino e occorre avere il coraggio di avere con noi le tre del mattino. Gli adolescenti di oggi non hanno solo paura di cambiare, che controbilancia un prepotente cambiamento prima di tutto del corpo e più complessivamente è legato alla costruzione della loro identità. L'epoca storica in cui vivono pone di fronte a valori e modelli irraggiungibili di perfezione, per i quali la performance conta più di tutto e a qualsiasi costo. La società dell'immagine pone al centro il valore della bellezza e dell'apparenza, dove tutti, bambini ed adulti, ambiscono a restare giovani in eterno. La paura oggi prevalente nella mente dei ragazzi, ma non solo, riguarda il quindi non essere all'altezza delle aspettative proprie ed altrui. Non essere popolari, ma ritrovarsi brutti e senza un posto riservato nella mente degli altri, in particolare dei propri coetani. Vivono la paura di deludere le aspettative dei genitori, provano un senso di vergogna nei loro confronti. Hanno il timore di restare soli, di non essere apprezzati, né pensati, non avere amici, mentre bisogna venne tanti in quest'epoca, sentirsi apprezzati e ricercati in ogni ambiente, dalla scuola allo sport per non parlare di internet. Viviamo infatti in un contesto sociale dove le nostre vite sono online. Dobbiamo farci carico di questa realtà. Siamo passati a demonizzare i dispositivi digitali e a rivalutarli come opportunità nel corso del lockdown. Entrare nella rete con loro, parlare, fare lezioni a scuola, in presenza, che integrino la rete senza censure, senza falsi pudori, accettando le loro curiosità, anche quelle più scomode. Li renderemo forti e in grado di difendersi dai contenuti sbagliati. Di fronte a materiali atroci la censura è necessaria, sono reati, così come per i siti che spingono all'uso di droghe o dove addirittura le droghe si possono comprare. Ma so che tutto questo è un breve respiro. E proprio perché di fatto la rete è inafferrabile, fino all'adolescenza i ragazzi dovrebbero essere accompagnati nell'uso della tecnologia. Dovrebbero, perché sappiamo invece che non bastano filtri e parental control a, a proteggerli: l'unico antidoto è l'educazione. Da quest'anno scolastico è stata introdotta l'educazione civica, che è stata ben accolta dai ragazzi, si sono incuriositi, stanno partecipando a tutte le iniziative che sono state promosse sul nostro territorio legionale. Perché non pensare all'educazione digitale allora? I ragazzi vengono anche travolti dalla nostra paura di perdita di speranza, dalla preoccupazione e dal terrore che ci ha cambiato il mondo dove abbiamo perso delle sicurezze e delle garanzie. In questa società dove occorre sempre vincere, come possiamo educare i ragazzi alle, alle sconfitte e alle delusioni? Nella mia esperienza incontro diversi genitori che mi raccontano che non hanno fatto mancare niente al proprio figlio. Esprimono un'idiozia. Compito di un genitore è far mancare qualcosa. Altrimenti cosa servono? La curiosità, l'ingegno il talento, se sei stato servito e riverito come un piccolo lord, assistito, svegliato, svegliato per recarti a scuola ed allevato nel buonismo. Occorre il coraggio di riprendere la parola del no, del saper dire del no al momento giusto. La scuola, il mondo della scuola, questo ponte tra i ragazzi e la famiglia. Penso che ce lo ricordiamo tutto tutti quanti l'esperienza del brutto voto, dell'uno in matematica, del due in fisica, del tre nella chimica. I voti brutti sono quelli che rimangono impressi nelle nostre vite, come ricordo, ricordo di crescita, di riflessione. Un genitore di fronte al proprio figlio che porta a casa un brutto voto dovrebbe scatenare gli inferi, invece dovrebbe rispondergli guardandolo negli occhi. Ma sei fantastico. Sapevo che tanti prendono quattro, ma tu sei riuscito a prendere uno. Sei meraviglioso, figliolo mio. Un genitore quando si reca al ricevimento parenti dovrebbe guardare l'insegnante e con l'insegnante poter chiedere e confrontarsi su come vede il proprio figlio, su quelle che sono le sue aspirazioni, su quello che sa fare su quello che non sa fare, che difficoltà incontra quando si confronta con l'autorità, con l'insegnante, quando si confronta a scuola con i propri compagni. I genitori devono credere nel figlio, nel proprio figlio. Quando si crede in lui non deve essere aiutato. Si aiuta la signora di 94 anni ad attraversare la strada, ci mancherebbe altro. Perché si deve aiutare un ragazzo? Al massimo gli si può chiedere... Sei connesso? Questo sì, è fondamentale. È fondamentale che abbia capito, che abbia compreso. Bene, questa è la tua strada, figlio mio. Vai, questa è la tua vita. Che messaggio diamo con le nostre telefonate? Pensiamoci, pensateci anche voi, ragazzi. Quando i genitori telefonano, che cosa vi chiedono? Hai avuto freddo? Hai mangiato? Ricordati che devi fare i compiti. Che messaggio diamo noi adulti nei loro riguardi per la loro crescita? Siccome tu non ce la fai, per fortuna ci sono papà e mamma con te che stanno vicino a te. A quanti genitori sento dire devo sistemare mio figlio? Fermiamoci anche sul senso delle parole. Sistemare, si sistemano i soprammobili delle credenze. Che cosa abbiamo messo al mondo? Un oggetto o un'anima? L'anima non deve essere sistemata. L'anima va dove sa andare. Qui alcuni ragazzi, quando mi sono confrontata con loro, mi hanno citato un grande film, che ormai ha la sua età, però è che i ragazzi continuano a vedere. Capitano, il mio capitano. Il più bel film sull'educazione che io forse abbia mai visto. Molto attuale, direi. Ma il capitano non chiede permesso, non è democratico per niente. Educare non ha nulla a che vedere con la democrazia. Dobbiamo comandare noi perché loro sono più piccoli. Avete mai visto in uno stagno un'anatra con gli anatroccoli? Gli anatroccoli dove stanno? Dietro. È contro natura che gli anatroccoli stiano davanti. Un genitore non deve essere l'ufficiale pagatore degli spritz delle birre, degli spinelli, o pensiamo anche di poter pensare che i figli si debbano nutrire di qualcos'altro che non siano l'alcol e le droghe. Li vediamo ammassati davanti ai locali, ascoltiamo con loro testi di canzoni, cerchiamo di capire il, il perché, domandiamocelo almeno. Certi testi riportano vai a centa, 180 km orari, sono pieno di fumo, sono pieno di alcol. Ci dobbiamo domandare se un adolescente deve stare alle tre, di, alle tre di notte a sentire queste cose e perché noi non diciamo nulla. È solo un problema del comune se ha dato le autorizzazioni al locale o alle forze dell'ordine che devono ripristinare l'ordine pubblico? Non è forse meglio pensare al futuro del mondo? Se il mondo è basato su alcol, droga già a 13 anni, a 26 anni un ragazzo è annoiato. Ha già provato tutto, gli si spegne la luce, non costruisce più nulla. Allora da genitore occorre rifiutarsi, occorre visitare gli ospedali per vedere quanti ragazzini alle 5 del mattino in Italia vengono ricoverati per un coma epatico, per cambiare idea. Per non parlare di tutti quei genitori, di tutti quei ragazzi ubriachi che dopo una serata rientrano a casa con i propri mezzi. Come genitori possiamo evitare di dare 50 euro per farli finire in droga ed alcol. Io credo di sì. La paghetta la dà il genitore e la Costituzione non obbliga a vedere i ragazzi in stato alterato. Dobbiamo insegnare ai figli che la vita è straordinaria e non, abbiamo, non dobbiamo insegnargli la morte. Sono i genitori che devono dare essi stessi l'esempio di passione, che hanno fatto belle cose nella vita, anche le cose più semplici, belle, positive, ma l'alcol, le droghe, le carrozzelle per tutta la vita, questa è la cosa peggiore che possiamo fare. Anzi, insegniamo che... La vita è positiva. Un genitore è un istruttore di volo, deve insegnare a volare, non è un ricattatore, non è uno che spera che il proprio figlio rimanga in casa fino a 60 anni con il rischio di farlo diventare una sorta di badante gratis per gli anziani genitori. Questo è egoismo, non c'entra niente con l'amore. L'amore è vederli volare, vederli andare dall'altra parte. Perché non si parla coi propri figli di felicità? Perché non gli si chiede se si stanno divertendo? Perché nella vita bisogna godere, non è una cosa brutta. Vuol dire che hai un'idea, hai una fantasia, hai un sogno e stai correndo dietro al tuo sogno ed è il tuo più grande sogno. E se il tuo capitano ti guarda mentre vai quel sogno, e eh beh, la soddisfazione e la gratitudine saranno infiniti. Il futuro va sempre inventato, non è stato rubato ai ragazzi. Credo che ci si debba interrogare se vogliamo distruggere questo pianeta, se vogliamo difenderlo, se vogliamo integrazione o se vogliamo disgregazione. Sono visioni molto diverse, a volte sembra che prevalga l'egolismo, ma tra i giovani prevale la speranza. La sfida per il futuro è che i ragazzi hanno tantissimi gradi di libertà in più se non gli mettiamo sulle spalle la nostra paura non hanno così tanta esperienza del mondo, non sono legati a precedenti valori e possono guardare le cose in modo creativo e più disincantato. Per loro stare a casa e parlare davanti a un video non è così angosciante come chi non era abituato e non l'ha fatto sin dal principio, ma mai forse come oggi lasciare le strade ai giovani, un po' meno affollate di adulti che parlano, che occupano tanti spazi, potrebbe essere una strada, una possibilità. Tutti siamo chiamati alla responsabilità della speranza, adulti e giovani, in una nuova progettualità in cui si mischiano le esperienze, i contesti, i luoghi. Narrare la quotidianità in funzione di un futuro possibile. Quando si uniscono questi ingredienti, i giovani ripartono con una speranza, con una prospettiva che rischiano a volte di perdere. Responsabilità della speranza. Significa dichiarare che è possibile credere in un progetto fuori da logiche preesistenti e precostituite. Invece di costruire una narrativa disfattista, di perdita di speranza, della perdita di futuro, c'è bi bisogno di dire che questo accade perché c'è un nuovo da costruire. Un po' come si fa alle soglie delle colonne di Ercole, che vanno oltrepassate, dove ci sono vaghe tracce di percorsi possibili e queste strade vanno comunque percorse, vanno costruite a volte con la responsabilità di dire non lo so dove andremo a finire, non lo so cosa costruiremo, però dove posso dire che ce la metteremo tutta per, questo, per portare a casa qualcosa. In questa logica di condivisione i giovani sentono che no, c'è un senso da costruire. Nessuno ha la risposta, nessuno ha una garanzia precostituita. Ma l'impegno li fa sperimentare giorno per giorno che, comunque, qualcosa di buono lo puoi costruire: te lo puoi portare a casa, regalare, donare, scambiare. Se il Covid chiude l'epoca delle sicurezze, si riapre ad una narrazione che è più sociale, più relazionale, più responsabile e più partecipata. Certo è che oggi c'è tanta paura. I bambini e i ragazzi sono spaventati. Organizzare una gita crea paura, cosa che due anni fa non c'era. Se stai per fare una gita in montagna ti viene da pensare. E se succede qualcosa? Se mi faccio male? Se mi si rompe la macchina? Queste sono paure scaturite da un anno di chiusura. Penso che questo può essere un fenomeno momentaneo dato dalla perdita di abitudine. Spero invece che rimanga che i problemi non sono tutti programmabili, anzi a volte sono del tutto inaspettati, si presentano senza preavviso e dopo che sembra che tu non abbia nessun tipo di possibilità, scopri che dentro questa crisi ci sono delle opportunità di crescita, di cambiamento, di scoprire nuovi valori, nuovi atteggiamenti, di togliere un po' di superfluo, come l'esperienza dei ritirati sociali in Giappone ultimamente. Che dopo che togli tanta roba, si abbassa il rumore, sono in grado di dirti e di riscoprire che ah, però uscire di casa è quasi quasi piacevole. Forse è davvero un'attesa, questa dello stare immobile, ma in realtà è piena di decisioni importantissime verso un mondo che non abbiamo ancora capito come sarà, ma potrebbe essere decisamente migliore di quello di degli ultimi trent'anni. Grazie. Grazie a Sveva Mancini per questo contributo molto stimolante e che sicuramente credo come era nelle intenzioni susciterà il dibattito e il prossimo a intervenire è un rappresentante di uno dei mondi centrali nella costruzione della nostra comunità quello degli enti locali e con noi oggi c'è il sindaco del comune di Verres Alessandro Giovenzi buongiorno e ben buongiorno. trovato buongiorno. E con lei parliamo nella corresponsabilità, il ruolo dell'ente locale. Sì, buongiorno e grazie, grazie a tutti. Ringrazio chiaramente chi ha voluto organizzare questa, questa settimana della legalità anche in questo periodo di difficoltà. Un saluto e un ringraziamento particolare al professore Maccarone che, che ci segue, che come sempre è molto sensibile su queste tematiche. Chiaramente i ragazzi che ci seguono da, dal DARS. Ho ascoltato con piacere tutti gli interventi che, che mi hanno preceduto e direi che di carne al fuoco ne è stata messa tanta. Eh, riassumendo vorrei fare un'analisi di contesto partendo da tre parole chiave. E la prima è identità. Identità che è riferita a un comune, riferita al territorio in cui, in cui abbiamo la fortuna di vivere. Ce ne rendiamo conto in questa, in questa situazione emergenziale. La Valle d'Aosta ha offerto una possibilità di vivere nonostante la... La clausura in una dimensione naturale, una dimensione che, che circondata le nostre montagne ci ha reso in qualche modo eh, felici nella tristezza. Diciamo così. Molti dalla città sono migrati a fare smart working nelle nostre valli e si hanno fatto rendere conto di quanto un'identità montana, un'identità del popolo di montagna possa contare in, questo, in questa fase e anche nel prossimo futuro. E chiaramente identità riferita alla persona. Eh, riferendomi ai ragazzi credo che, che non ci sia più nulla di sbagliato di, di, mo, di modificare o comunque di andare a creare un'identità che non è la pr propria identità e seguire quei modelli che oggi sui social network soprattutto ci, ci vengono in qualche modo fatti digerire, fatti seguire per forza. No, manteniamo la nostra identità così come siamo nella nostra quotidianità, nel nostro agire mh, a scuola, nell'agire in famiglia, nell'avere il coraggio soprattutto di, di fare delle scelte. La seconda parola che mi viene in mente è la responsabilità, lo dico da, da, da cittadino in primis e da sindaco in secondo luogo, la responsabilità credo che guidi... Ognuno di noi nelle nostre scelte quotidiane, nelle nostre scelte amministrative, nel caso appunto della vita istituzionale del comune, che rappresenta un po' il baluardo sul territorio, l'istituzione più prossima al cittadino, l'istituzione più eh, che dà risposte immediate, perché il sindaco piuttosto che l'assessore, piuttosto che il consigliere comunale lo si trova quotidianamente a spasso per il paese, lo si, lo si ferma, ci si parla insieme, quindi rappresenta appunto il... Eh, diciamo l'istituzione come dicevo più prossima, e responsabilità anche nelle scelte quotidiane, responsabilità nel, nel scegliere un percorso scolastico piuttosto che un altro, in una fase eh, anche universitaria, il scegliere con responsabilità quale, sarà il, quale futuro potrà, eh, potrà vederci impegnati, non solo a livello eh, di studi ma anche a livello lavorativo, oggi siamo abituati forse tutti ad avere un titolo in tasca ma... Il mondo del lavoro ci chiede altro, eh, ci sono persone che devono cercare la via nel lavoro e non solo nello studio perché come dico le prospettive sono molteplici e sono differenti. L'altra parola è partecipazione e credo che riferendomi ai ragazzi, riferendomi a una comunità democratica che è l'istituzione del comune così come, come gli altri livelli governativi, la partecipazione la reputo fondamentale, soprattutto nelle nostre piccole comunità che vedono eh, impegnate numerose associazioni di volontariato che, che molte volte si vedono costrette a chiudere perché i ragazzi non si mettono a disposizione del prossimo, non si mettono eh, in qualche modo a disposizione della propria comunità. Sono convinto che ognuno di noi ogni mattina, quando, quando si alza e quando esce di casa, rappresenta la comunità e rappresenta l'insieme globale della, della vita del. Della, del nostro paese, della nostra regione, e credo che con, eh, con le scelte che si fanno quotidianamente si può in qualche modo andare ad influire e ad incidere su quello che può essere lo sviluppo eh, sociale della nostra, della nostra comunità. L'appello ai ragazzi, come ho sentito prima, i ragazzi delle nostre scuole sono, non sono i cittadini del futuro, sono i cittadini del presente, sono i cittadini che sono. Eh, Devono avere la giusta motivazione per cercare di in qualche modo di influenzare anche le scelte politiche che, che amministra ogni giorno e eh, diciamo, deve, deve compiere. Eh, credo che il, il Recovery Fund di, di cui tanto si parla non a caso ha scelto come, come accezione Next Generation, eh, Next Generation significa che un occhio di riguardo alla politica c'è, un occhio di riguardo in quello che dovrà essere lo sviluppo futuro della nostra, della nostra identità che non può più essere un'identità eh, locale, eh, regionale, ma deve essere un'identità quantomeno europea, lo diceva bene la, la soventeente Fei, io appartengo eh, a Ministro un paese che ha eh, in circa 40 nazionalità presenti e questa è una fortuna, è una fortuna e non è un peso, la multiculturalità la, eh, rappresenta un vantaggio. Noi, quando il Covid ce lo permetteva, eh, diciamo quando non c'era il Covid ci permettevano di, di viaggiare, andiamo a cercare le identità, identità diverse. Eh, mentre perverresse, ma anche per diversa realtà, avere per esempio una scuola dell'infanzia dove, dove ci sono bambini eh, magrebini piuttosto che appartenenti a paesi asiatici piuttosto che altro. Rappresenta una fortuna, una fortuna perché c'è una condivisione eh, identitaria e culturale. Che i nostri ragazzi stando sui banchi di scuola viaggiano. Viaggiano perché fanno esperienze di, di culture differenti, che hanno scelto di venire a vivere in questo, in questo territorio. L'hanno fatto con, eh, chiaramente con un intento lavorativo in primis, ma che in qualche modo ora si trovano a portare avanti anche quella che è la, la crescita demografica del nostro, del nostro territorio, che purtroppo però negli ultimi anni chiaramente. E molto in, in sofferenza. Quindi, eh, chiaramente per, per concludere eh, e fare un'accezione alla legalità, identità, responsabilità e partecipazione chiaramente vanno, vanno collegate alla legalità, all'agire legale nella quotidianità e quello che mi auguro che i ragazzi possano capire che, che non è facendo i supereroi piuttosto che, che andando a. Mh, in qualche modo di intaccare il bene pubblico si, se, creano un'identità eh, non legale e sia una cosa tra, passatemi il termine figa fa, eh, che te, i ragazzi mi capiscono ma è una cosa invece altrettanto eh, non, eh, non bella ecco passatemi questo, questo termine e l'altra cosa e, e poi concludo oh, in questi giorni ho letto un romanzo molto bello che si chiama L'Appello di Massimo D'Avegna che è un professore e che che racconta appunto anche il ruolo della scuola che non deve più essere il, il solo, la sola didattica la sola, eh, il solo insegnamento attraverso manuali ma deve essere deve tornare così come anche la, la, la politica, l'amministrazione deve fare e tornare a guardarsi negli occhi a capire quali sono i veri problemi della, della vita parlando con, con i ragazzi parlando con, in questo caso con i nostri cittadini per andare a carpire le sofferenze i malumori che purtroppo in questa società ce ne sono sempre di più e mi auguro che in questo periodo di buio si possa davvero eh, cercare di creare il futuro guardando alla luce, guardando i prossimi anni con, eh, mh, non, dico, non dico speranza perché è una brutta parola, ma con nuovi colori che, che diano dignità in, alle nostre future generazioni. Grazie. Grazie al Sindaco Giovenzi e ci avviamo al termine di questo video dibattito. Ricordato in apertura che oggi erano a confronto i componenti di due tavoli, il primo coordinato dall'amministrazione regionale, il secondo invece voluto dalla Procura della Repubblica che si occupa di eh, violenza e eh, di prevenzione. Con noi c'è il sostituto procuratore Manlio D'Ambrosi che è titolare del Dipartimento delle Indagini su Codice Rosso sulla comunità familiare quindi particolarmente rilevanti rispetto ai temi di oggi. Il uh, suo contributo riguarderà i legami tra gli aspetti educativi e quelli giuridico normativi. Buon pomeriggio e benvenuto. Grazie, grazie mille, buon pomeriggio a tutti, grazie agli organizzatori per l'iniziativa, grazie per averla portata avanti nonostante ci fossero le problematiche che tutti noi sappiamo legate all'emergenza pandemica e grazie ai ragazzi che hanno avuto la pazienza di seguirci finora. Io Chiuderò questa conferenza, questa tavola rotonda e quindi ho anche il compito di fare un po' sintesi fra i notevoli contributi che sono stati portati qui dai relatori che mi hanno preceduto ed è davvero complicato riuscire a far sintesi perché sono tante le idee, tante le prospettive, tante le necessità di indagini, di applicazione e di attuazione. Io porterò il contributo eh, giuridico che si può immaginare. È stato ricordato in apertura l'importanza dell'educazione civica nella scuola, ma perché è importante l'educazione civica nella scuola? Ora, al di là di eh, conoscere mh, banalmente come viene approvata una legge, come eh, un tribunale svolge la propria attività giuridica, è importante perché, eh, volendo ancora sottolineare, eh, portare l'attenzione su alcune parole per la libertà, essere liberi non vuol dire essere uh, completi, la libertà è un qualcosa che ha necessariamente un bilanciamento, uh, un, dei pesi e dei contropesi, come direbbero gli inglesi, il controllo, il check and balance. Ed è importante che però i ragazzi attraverso le, uh, lo studio dell'educazione civica, delle norme, dei loro diritti, delle loro facoltà, dei loro obblighi, imparino a confrontarsi con questa libertà e perché la libertà diventa così importante, perché attraverso la libertà si può realmente partecipare a quello che è un progetto costitutivo di un'organizzazione sociale. Uh, la scuola, perché la scuola è importante? Perché la scuola è la seconda struttura uh, sociale più importante di un'organizzazione. La prima dovrebbe essere la famiglia. La famiglia è un'organizzazione però naturale alla quale non vengono spesso attribuite delle regole, ma sono autoimposte all'interno della stessa eh, comunità familiare. Ascoltavo gli interventi precedenti, in particolar modo quelli riguardanti la necessità dei genitori di dire eh, di no e laddove la prima società, quella familiare, fallisce è importante che ci sia la scuola. La scuola diventa importante perché lì quel quacervo di libertà, obblighi, diritti e facoltà vengono messi in relazione con gli altri uh, soggetti, con gli altri ragazzi, con uh, i professori, con un'organizzazione che può essere anche più ampia rispetto a quella che noi immaginiamo: che può essere l'intera organizzazione regionale, l'intera organizzazione nazionale, l'intera organizzazione europea e poi mondiale. Il confronto diretto, il continuo scambio di idee sempre nel rispetto delle prerogative altrui, che si impara soltanto dalla condivisione ed è per questo che la scuola deve in qualche modo essere dura nel senso di educare i ragazzi a rispetto delle regole, non perché le regole vanno rispettate per qualche ragione strana, ma perché ci consente di essere cittadini fin dall'inizio di una comunità che noi possiamo chiamare scuola, comune regione, Stato, eh, Unione Europea, mondo. E questo risulta di fondamentale importanza. Se si è liberi si può realmente partecipare, se si è liberi, se si è informati si può realmente partecipare. La scuola ha anche questo altro compito, quello di informare. È chiaro che per un ragazzo che si trova al liceo o all'inizio del proprio percorso scolastico, Informarsi su come le dinamiche inerenti alla legalità prendano il via e si sviluppino può risultare noioso rispetto a quelli che sono i temi classici dell'educazione eh, scolastica. In realtà, però, questo consente di diventare consapevoli, consente di avere la capacità di discernere anche le notizie dalle quali noi siamo bombardati. Non pensiamo soltanto ai classici mezzi di informazione che magari possono veicolare una notizia più o meno controllata, ma alle innumerevoli fonti di notizie che noi abbiamo oggi e che, gioco forza, sono eh, non tutte controllate e non tutte controllabili. Solo che ha gli strumenti per poter discernere una notizia vera da una notizia falsa... Può essere un cittadino informato, un cittadino che collabora all'interno dell'istituzione nella quale è inserito, senza quella scolastica, sarà, sarà quella dopo del lavoro. Poter portare il proprio contributo libero vuol dire non precostituito da un'informazione sbagliata, vuol dire partecipato perché sarà capace di far gruppo rispetto a quelle che sono le organizzazioni che si creano fin da ragazza all'interno della scuola ma soprattutto orientando un sapere che ha preso e trasformandolo in qualcosa di concreto per lo sviluppo dell'intera collettività. Le cose da dire sarebbero tante e tante altre, però non voglio dilungarmi per evitare di sforare e di andare oltre, quindi ringrazio tutti per l'attenzione e gli organizzatori per la possibilità che hanno dato anche all'ufficio che rappresento di poter presenziare a questa tavola rotonda. Grazie ancora. Grazie al sostituto procuratore Maglio D'Ambrosi, la invito a rimanere qui, concludiamo assieme era l'ultimo intervento, io faccio mia la sintesi uh, a mia volta per non uh, sforare oltre e ringrazio anche per il tema della selezione e della qualità dell'informazione che è uno dei momenti cardine uh, di tante delle iniziative di questa settimana che lo ricordo continueranno fino al 10 di marzo, la settimana della legalità in Bassavalle, fate riferimento anche al sito dell'amministrazione regionale e ai profili social per i prossimi webinar e eh, per i laboratori nelle scuole. Ringrazio gli studenti dell'istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale di Verres che sono stati collegati con noi. Ringrazio tutti coloro che da casa hanno avuto la pazienza di seguirci. Buon pomeriggio, buona serata a tutti e arrivederci.